terrificante. Sono le immagini dei devastanti effetti della terribile esplosione di questa mattina alle 10.25 nella stazione ferroviaria di Bologna. Dopo 32 anni non solo Bologna non dimentica e non solo da questa piazza una richiesta forte di memoria e di verità, ma soprattutto una richiesta forte di Stato, perché uno Stato di diritto è uno Stato in grado di accertare le verità, di colpire i responsabili e di restituire ordinarietà alla vita di persone che l'hanno avuto sconvolta dall'evento drammatico della stazione di Bologna. Per cui il fatto che a 32 anni di distanza ancora ci sia questa forza di volontà che contraddistingue Bologna e tutte le città che oggi si uniscono idealmente a Bologna, è un fatto che riempie d'orgoglio questa città, questa istituzione, la nostra regione. È un dovere civico essere qui presenti alla commemorazione della strage, è un dovere di chi ha a cuore la difesa dei diritti fondamentali, di libertà, uguaglianza, solidarietà e soprattutto la vicinanza alle vittime, ai loro familiari, a tutti coloro che rispetto alla strage del 2 agosto da sempre hanno chiesto e chiedono giustizia. Sappiamo chi sono stati gli esecutori materiali, mentre ancora sui mandanti non c'è del tutto chiarezza e dunque noi siamo qui anche per questo. Fino a quando non saranno diradate e chiarite tutte le ombre che ancora si addensano su questa strage, essere qui sarà una testimonianza forte per chiedere che venga fatta piena chiarezza. In questo credo che vada davvero sostenuto lo sforzo dell'Associazione dei familiari delle vittime, che continuano a chiedere con forza che vengano fatti gli sforzi necessari. Credo che dobbiamo essere a fianco a loro, soprattutto in un momento come questo, come si è visto in questi giorni, in cui iniziano ad esserci attacchi anche personali da parte di qualcuno che evidentemente comincia a sentire questa pressione come troppo forte. Ovviamente una giornata, quella del 2 agosto, che si presta, ahimè, a molte strumentalizzazioni. Ho letto, ho visto gli attacchi all'Associazione delle Vittime, a Paolo Bolognesi, ma penso che la caparbietà, la tenacia e anche la solidarietà del tessuto sociale di Bologna, della città, sarà da supporto all'Associazione dei Familiari nella ricerca della verità, una verità troppo spesso inquinata anche da rilevanti componenti delle strutture dello Stato.